Ora, quello che vogliamo fare ora è all'interno dei numeri reali, che supponiamo esistano, trovare l'insieme dei numeri naturali e quindi dei numeri interi e quindi dei numeri razionali. Vogliamo identificare questi sottoinsiemi dei numeri reali. Beh, l'idea è molto semplice, noi abbiamo la nostra retta reale, abbiamo scelto arbitrariamente un punto 0, arbitrariamente un punto 1 diverso da 0, abbiamo detto c'è l'assioma 1 diverso da 0, dopodiché abbiamo definito 2 come 1 più 1, 3 come 2 più 1, ovvero diciamo il punto di vista geometrico, avete preso questo segmento e l'avete traslato per ottenere i punti 1, 2, 3. In questa maniera riuscite a costruire, a definire tutti i numeri naturali. Ok? Procedendo in questa maniera potete costruire tutti i numeri naturali. Ora però costruire l'insieme dei numeri naturali è una cosa leggermente più complicata. Come faccio a dire qual è l'insieme dei numeri naturali? Non il singolo numero naturale, ma l'intero insieme dei numeri naturali. Allora per fare questo, come si fa? L'idea è che devo caratterizzare l'insieme dei numeri naturali. Cioè, questo insieme, che io ho capito qual è, insomma, no? Io i singoli numeri ho capito quali sono. Come faccio a caratterizzarlo? Beh, in effetti si può caratterizzare in questa maniera. Quindi, chi sono i numeri naturali? Questi sono i numeri reali. Chi è l'insieme dei numeri naturali? Beh, sicuramente io devo avere queste proprietà. 0 è un numero naturale. Ok, diciamo che questa è una convenzione, ci sono anche qui due scuole di pensiero. Per noi i numeri naturali partono da 0, poi c'è un'altra scuola di pensiero per cui i numeri naturali partono da 1. Per noi partono da 0. Diciamo, è pura... Diciamo, si sceglie, si fa una scelta e poi uno cerca di rimanere coerente con quella scelta. Va bene, si potrebbe discutere quale delle due è la scelta migliore, vabbè, non lo so. Secondo me è meglio che 0 sia un numero naturale. Storicamente questo non è successo, storicamente il primo numero naturale è sempre stato 1. 0, anche perché 0 non è molto naturale come numero, se uno ci pensa. Però è più comodo, per noi vedremo è più comodo pensarla così, sì? Ecco, per esempio il giusti, allora c'è l'altra scuola di pensiero. Questo non me lo ricordavo, può essere. Invece per noi 0 sarà un numero naturale. Ci sono dei motivi, insomma, poi magari quando capiterà vi dirò, ecco, qui era stato utile che 0 fosse un numero naturale. Comunque, non vi preoccupate, prendiamola come una scelta arbitraria. Per noi 0 è un numero naturale, dopodiché se n è un numero naturale, qui da qualche parte c'è il numero... Il numero n, io cosa posso dire? Che sommando 1 a un numero naturale ottengo un altro numero naturale, il successivo. Quindi se n è un numero naturale, anche n più 1 è un numero naturale. Ok? Queste sono due proprietà che noi vogliamo che siano valide. Questo caratterizza secondo voi univocamente l'insieme dei numeri naturali? Posso dire l'insieme dei numeri naturali è quell'unico sottoinsieme dei numeri reali che ha queste due proprietà? No? Perché quali altri insiemi hanno queste proprietà? Tutto R, sì, per esempio. E allora come si farà? Qual è la proprietà, diciamo, in più che hanno i numeri naturali? Non avere l'opposto. Se io ci aggiungessi che non c'è l'opposto, cioè se n appartiene ai numeri naturali, allora meno n, a parte 0 che in realtà ci deve stare, n è diverso da 0, meno n non appartiene ai numeri naturali. Se mettete questa proprietà riuscite a trovare un altro esempio di un insieme che non sono i numeri naturali e che soddisfa tutte e tre queste proprietà? Non ho capito? I reali positivi, con 0, questo 0 ci aggiungiamo, quindi questo non basta. Non esiste l'inverso, se n è diverso da 1 e da 0, 1 su n non appartiene
ai numeri naturali. Riuscite a trovare un esempio in cui di nuovo questo non basta? Questo un po' più complicato forse. Gli irrazionali positivi. Gli irrazionali positivi, beh no, però l'inverso di un numero irrazionale positivo è un irrazionale positivo. Però gli inversi dei numeri maggiori di 1 sono sempre minori di 1, per esempio, per cui potrei dire 0 e poi tutti i numeri da 1 in poi. Questo è un insieme che soddisfa tutte queste quattro proprietà. Allora, la cosa è un po' più complicata. Io devo dire, sostanzialmente l'idea è che l'insieme dei numeri naturali è il più piccolo insieme che soddisfa questa proprietà. Cioè tutti questi insiemi che noi abbiamo costruito come controesempi certamente contengono i numeri naturali, giusto? Perché diciamo, se un insieme soddisfa queste due proprietà sicuramente contiene quelli che noi vogliamo essere i numeri naturali. Quindi qual è l'insieme dei numeri naturali? Vorrei dire, esatto, il più piccolo insieme che soddisfa queste proprietà. Quindi se volete l'intersezione di tutti gli insiemi che hanno questa proprietà. Allora uno, se vuol fare una definizione formale, perché vedete qui c'è una difficoltà formale, perché io voglio dire qual è l'insieme dei numeri naturali senza utilizzare ovviamente l'insieme dei numeri naturali, altrimenti lo potrei fare per induzione. Cioè la cosa che ora andremo a definire è il principio di induzione, ma non lo possiamo utilizzare perché ancora non abbiamo definito i numeri naturali. Quindi per definire i numeri naturali la cosa è un po' più complessa, e quello che uno fa è dire un insieme qualunque che soddisfa queste proprietà lo chiamiamo insieme induttivo, quindi definizione. Questa definizione non va ricordata, serve solo per questa costruzione, poi non si userà più, quindi non dategli troppo peso. Definizione all'interno di una dimostrazione. Definizione, diremo che A è induttivo se soddisfa queste proprietà, che sono le proprietà che noi vorremmo avere, e noi vorremmo dire quindi che l'insieme dei numeri naturali è il più piccolo insieme induttivo. Vabbè, questo si può dire. Un modo per scriverlo sarebbe questo. Uno lo scriverebbe così, è l'intersezione di tutti gli insiemi induttivi, sottoinsiemi induttivi, intersezione di tutti gli A, tale che A è un sottoinsieme di R induttivo. Cosa vuol dire fare un'intersezione? Questa è un'intersezione infinita. È molto infinita, perché tutti i sottoinsiemi di R sono già R, scopriremo, è un infinito abbastanza grosso, più grande di quello dei numeri naturali. I sottoinsiemi di R sono ancora più grossi, quindi questa è un'intersezione infinitissima, diciamo, di insiemi. Però si può definire, cioè se volete ci potrebbe dare l'intersezione di infiniti insiemi come assioma. Oppure credo si possa anche definire, posso anche definirvelo in un altro modo. Ma insomma, pensateci un attimo, come si definisce un'intersezione infinita? Diciamo che x appartiene a n, se solo se. Che cos'è l'intersezione di insiemi? È l'insieme di quegli elementi che stanno in tutti gli insiemi che sto intersecando. E quindi la posso definire così. Un elemento di questo insieme, per definizione, vi sto definendo cosa significa questo simbolo che ho usato qui a destra, che non avevamo mai introdotto prima. Questo si può definire in questo modo: x sta nell'intersezione di questi insiemi se sta in tutti questi insiemi. Cioè, se è solo se per ogni A sottoinsieme di R, se A è induttivo, allora x appartiene ad A. X sta in tutti i sottoinsiemi induttivi di A. E A induttivo lo potete scrivere, questa caratterizzazione si può scrivere come una formula, diciamo, un predicato
Quindi tutto questo, diciamo, se, non è che sia veramente importante, però si può formalizzare con gli assiomi della teoria degli insiemi che abbiamo dato. Okay? Dopodiché bisognerebbe dimostrare che se faccio un'intersezione di insiemi induttivi, quello che trovo è in effetti un insieme induttivo, cioè che soddisfa l'insieme dei numeri naturali, è l'intersezione di tutti gli insiemi che hanno queste proprietà, anche lui ha questa stessa proprietà. Però questa è una banalità, ora diciamo è inutile che ve lo dica, perché se ve lo dico non si capisce, uno lo deve fare da solo e lo deve capire da solo. E questa è una cosa tipica, un'intersezione di oggetti che hanno certe proprietà, se un oggetto chiaramente ha quella proprietà, quindi n è induttivo, cioè ve lo dico se volete a parole, cosa vuol dire che n è induttivo? N è definito come l'intersezione di tutti gli insiemi sottoinsiemi induttivi dei numeri reali, cioè tutti i sottoinsiemi che hanno queste proprietà. E quindi perché 0 sta, perché vale la prima proprietà? Perché 0 sta nei numeri naturali, 0 è un numero naturale, cioè perché 0 sta in tutti i sottoinsiemi induttivi e quindi sta nell'intersezione, ok? Quindi 0 soddisfa questa proprietà perché tutti gli insiemi induttivi per definizione hanno lo 0. E perché vale questa proprietà? Per ogni n, se n sta nei numeri naturali, anche n più 1 sta nei numeri naturali, perché supponendo che n stia nei numeri naturali, sto dicendo che n sta nell'intersezione di tutti gli insiemi induttivi, quindi sta in tutti gli insiemi sottoinsiemi induttivi dei numeri naturali, e quindi n più 1, siccome n sta in tutti i sottoinsiemi induttivi, anche, e siccome tutti questi insiemi sono induttivi e questa proprietà è valida, anche n più 1 sta in tutti i sottoinsiemi induttivi e quindi sta nell'intersezione. Okay? Quindi questa sarebbe la dimostrazione, che per certi versi è banale, del fatto che se io interseco tutti i sottoinsiemi che hanno questa proprietà, quello che ottengo è un sottoinsieme che ha questa proprietà, in più è il più piccolo sottoinsieme che ha questa proprietà. Quindi non solo è induttivo, e se A contiene n, scusate, se A è induttivo, io prendo un qualunque sottoinsieme induttivo, cosa vuol dire che n è il più piccolo? Vuol dire che n è contenuto lì dentro. Allora, A contiene i numeri naturali. Giusto? L'insieme dei numeri naturali è un insieme induttivo, ma è un insieme induttivo molto particolare, è il più piccolo, nel senso che è l'intersezione di tutti gli insiemi induttivi, ma ovviamente l'intersezione è contenuta in tutti gli insiemi che sto intersecando. Giusto? Quindi ho questa proprietà notevole, che se ho un insieme induttivo, un sottoinsieme dei numeri reali induttivo, allora lì dentro ci trovo sicuramente questo contiene i numeri naturali. E questo è sostanzialmente il principio di induzione che ora andiamo a enunciare. Però c'erano delle domande, forse? Vediamo se c'erano delle cose da chiarire finora. Ok? Diciamo, l'idea di quali siano i numeri naturali è quella che, naturale che avete. Se parte dallo 0 e si somma 1, questi sono i numeri naturali. Che da qui si possa definire l'insieme dei numeri naturali, qui ce ne passa un pochino, però diciamo, se volete, datelo per buono. È possibile costruire un insieme che è formato esattamente da quei numeri e niente di più. Quando dico il più piccolo sto dicendo prendo solo quei numeri che io ottengo partendo da 0 e non ci metto nient'altro. Okay? Non ci aggiungo nessun altro numero. Allora, quindi possiamo andare avanti. Sto dicendo che l'insieme dei numeri naturali questa proprietà di essere il più piccolo insieme induttivo dovrebbe garantirci il fatto che vale il principio di induzione, che è un fatto importante, che è sostanzialmente quello che faremo oggi, non credo che andremo molto, molto più avanti. Principio di induzione cosa dice? Che se io se P di N è un predicato,
predicato nella variabile, che sto dicendo che è un predicato nella variabile n, tale che io so che P di 0 è vero, quindi è un predicato che dipende da una certa variabile n, e so che è vero quando n uguale a 0, e se il predicato vale per un certo n, vale anche per n più 1, quindi diciamo definito sui numeri naturali. Okay. Se P di 0 è vero e se P di n implica P di n più 1, e questo è vero per ogni n numero naturale, diciamo, allora cosa posso dire? Se valgono queste ipotesi, se allora P di n è vero per ogni numero naturale. È un fatto, no, se lo capite, è un fatto quasi banale, che però è di fondamentale importanza per noi. Cioè, io ho un predicato che dipende da una variabile n sui numeri naturali. Ora, i numeri naturali sono infiniti, quindi come faccio a dimostrare che il predicato è vero? Non posso dimostrare che è vero P di 0, che è vero P di 1, che è vero P di 2, farlo per tutti i numeri naturali, perché questi sono infiniti. Però sui numeri naturali, i numeri naturali sono infiniti, ma non tantissimi, per cui basta, diciamo, una possibilità è questa. Io basta che verifico che è vero per il primo numero naturale, 0, e poi basta che dimostri che se è vero per un certo numero naturale n, però questo è un n qualunque, se io so che vale per un certo n, vale anche per il successivo. Allora intuitivamente, no, per come ho definito i numeri naturali, se il mio predicato è vero, diciamo che è vero per 0, siccome so che quando è vero per n è vero anche per n più 1, siccome è vero per 0 posso dedurre che è vero per 1, per 0 più 1, ma siccome è vero per 1 posso dedurre che è vero per 2, 1 più 1 e così via. Quindi intuitivamente, con una dimostrazione che però sarebbe infinita se ci pensate, io potrei dimostrare che è vero per ogni n. Ora, questo principio, diciamo, sostituisce questa idea intuitiva, e quindi in certo senso questa idea intuitiva è valida, ce lo dice questo principio di induzione, che a questo punto però si può dimostrare, direi. Quindi qual è la dimostrazione? Per come abbiamo definito i numeri naturali lo possiamo dimostrare. Diciamo, in mondo alternativo, dove io definisco prima i numeri naturali, anzi, non li definisco, li do, come abbiamo fatto la settimana scorsa. Se io dessi per assioma i numeri naturali, farei in modo che questo sarebbe veramente un assioma. Diciamo, i numeri naturali sono un insieme che deve avere questa proprietà. Nel nostro caso, visto che noi abbiamo assunto l'esistenza dei numeri reali, questo lo possiamo dimostrare, ok? Però, diciamo, si chiama comunque principio di induzione, perché per certi versi è il principio che caratterizza i numeri naturali. Per certi versi questo è vero perché li chiamiamo numeri naturali. Comunque in questo caso lo possiamo dimostrare perché noi per principio abbiamo dato l'esistenza dei numeri reali, e questo è un'assunzione più forte per certi versi. Allora, come si dimostra questo? Si prende l'insieme degli n, diciamo tutti i numeri reali, o tutti i numeri naturali. Io questo predicato so che lo posso scrivere solo sui numeri naturali. Prendiamo l'insieme di tutti i numeri naturali tali che P di n è vero. P di n è vero se scrive P di n, vale P di n, okay? Cioè questo è l'insieme di tutti gli n su cui il predicato è vero. Beh, allora cosa sto dicendo qui? Sto dicendo che questo insieme A è induttivo, perché questa prima frase mi dice P di 0 è vero, significa che 0 è un numero, è un elemento di questo insieme, giusto? Dire P di 0 è vero è a questo punto equivalente a dire 0 è un elemento di questo insieme. E cosa vuol dire che P di n implica P di n più 1? Significa dire che se n appartiene all'insieme, anche n più 1 appartiene a quell'insieme. Quindi
questa è una traslitterazione dal mondo dei predicati agli insiemi del principio di induzione, diciamo, dell'induzione. N appartiene ad A indica N più 1 appartiene ad A. Quindi A è induttivo. È un sottinsieme induttivo dei numeri naturali. Ma abbiamo detto che tutti i sottinsiemi induttivi dei numeri reali contengono i numeri naturali, cioè i numeri naturali sono il più piccolo insieme induttivo, quindi non ci possono essere dei sottinsiemi induttivi strettamente più piccoli, ma n è il più piccolo insieme induttivo. E insomma, l'abbiamo scritto qui, qualunque sia A induttivo, questo contiene n, quindi A contiene n. Ma A è un sottinsieme di n e contiene n significa che è uguale a n. Quindi A è uguale a n, tutti i numeri naturali. Cosa vuol dire che A è l'insieme di tutti i numeri naturali? Significa che P di n è vero per ogni n. E quindi si ottiene la tesi. Ok? Quindi in certo senso abbiamo dimostrato il principio di induzione, o meglio abbiamo visto che il principio di induzione è sostanzialmente equivalente alla definizione dei numeri naturali. In certo modo abbiamo definito i numeri naturali in modo che valga il principio di induzione. Sì. La settimana scorsa vi avevo detto che io posso, quindi mettiamo di non avere i numeri reali, però tutto questo discorso va un po' oltre quello che interessa a noi, però diciamo, facciamolo. Se io non avessi dato per assioma i numeri reali, quindi non so che esistono i numeri reali, potrei definire i singoli numeri naturali, come no, avevamo detto 0 è l'insieme vuoto, 1 è l'insieme che contiene solo 0, 2 è l'insieme che contiene 0 e 1, n è l'insieme che contiene tutti i numeri precedenti, quindi riesco a definire i singoli numeri naturali, però non è possibile a questo punto dimostrare che esiste l'insieme di tutti i numeri naturali, per il semplice fatto che gli assiomi fino a quel punto non permettono mai di costruire insiemi infiniti se io non c'ho già un insieme infinito, cioè se la mia teoria degli insiemi fosse la teoria degli insiemi finiti, tutti gli assiomi che avevamo dato fino a quel momento erano validi. E se il mio universo è fatto solo da insiemi finiti, non è possibile costruire i numeri naturali. Quindi vi sto dicendo che non è possibile dimostrare che esistono i numeri naturali se non do un assioma apposta. E allora si dà un assioma apposta che è l'assioma di infinito. Esiste almeno un insieme infinito e sostanzialmente uno può o dire direttamente che esiste l'insieme dei numeri naturali, che è un insieme che soddisfa quelli che si chiamano assiomi di Peano, cioè sostanzialmente il principio di induzione, è un insieme fatto proprio, diciamo, per assioma, soddisfa il principio di induzione, oppure una forma più debole, io dico esiste un insieme infinito, nel senso che vi dicevo la volta scorsa, allora se esiste un qualunque insieme infinito riesco a costruire l'insieme dei numeri naturali come il più piccolo, insomma in qualche modo riesco a farlo. Sarebbe complicato ora farlo, ma se vi interessa poi magari in privato vi do maggiori dettagli. Comunque diciamo no, bisogna almeno un insieme infinito, bisogna che ci sia un assioma che ci garantisce che esiste, altrimenti la teoria degli insiemi finiti è perfettamente coerente, chiusa, e nessuno mi dice che esistano insiemi infiniti. Ci deve essere un assioma che mi dice che c'è almeno un insieme infinito, o i numeri naturali tipicamente, oppure per noi è più semplice pensare direttamente per assioma che esistono i numeri reali, che è un po' più forte diciamo, però abbiamo deciso di fare questa cosa. Se assumiamo esistono i numeri reali, i numeri naturali li riusciamo a costruire all'interno dei numeri reali. L'abbiamo fatto ora, ok? Va bene. D'altra parte vedremo che pensare che i numeri naturali sono un sottoinsieme dei numeri reali è un po' riduttivo. Siamo tutti abituati a pensarla così, però per certi versi io vi lascerei questa pulce nell'orecchio. Cioè l'uno dei numeri reali non è lo stesso uno dei numeri naturali, sono due uni. Sarebbero due uni un po' diversi. In certi casi si vede che c'è una differenza tra... Così come la somma dei numeri naturali non è la stessa cosa della somma dei numeri reali. Non per niente, la somma sui numeri reali io l'avevo definita con le traslazioni. Quella secondo me è l'idea giusta, l'idea geometrica di traslazione.
prescinde dal fatto che ci sia un contare, non è legata al contare la somma dei numeri reali, mentre la somma dei numeri naturali è legata al procedimento del contare. Secondo me sono cose diverse, in certi casi si vede che vanno trattate diversamente. Però per comodità noi pensiamo, beh, come si è sempre fatto, come fanno tutti, che i numeri naturali sono un sottoinsieme dei numeri reali, si costruisce in questo modo. E abbiamo a disposizione, no, si dimostra il principio, a questo punto l'abbiamo dimostrato, si dimostra il principio di induzione, su cui ora poi magari faremo degli esercizi. Però prima completiamo la costruzione degli insiemi. Vi dico a questo punto chi sono i numeri interi e chi sono i numeri razionali, ma la cosa a questo punto diventa molto semplice. Chi sono i numeri interi? Oltre ai numeri naturali devo prendere i loro opposti, quindi ci devo aggiungere meno 1, meno 2, eccetera. Quindi definisco, per definizione, z chi è? Beh, se mi lasciate abusare le notazioni, come abbiamo già ormai fatto, si può scrivere così, n meno n. N meno n non fa 0, perché questa è una sottrazione. Cosa vuol dire sottrarre due insiemi di numeri? Significa prendere tutte le possibili differenze dei numeri che stanno qui e qui. In particolare sto prendendo tutti gli opposti. Se qui prendo 0 e qui prendo un numero naturale, sto prendendo 0 meno n, che per definizione di sottrazione è l'opposto di n, quindi sto prendendo sicuramente tutti gli opposti. Se prendo invece 0 a destra, sto prendendo tutti i numeri naturali, quindi z contiene certamente i numeri naturali, ma contiene anche gli opposti. E questo vi dice immediatamente che a quel punto z è chiuso per differenza, cioè, no, già dalla scuola elementare come si giustificano le operazioni sui numeri naturali. Ecco, questo andrebbe dimostrato, quindi diciamo teorema, e i numeri naturali sono chiusi per somma. Se io faccio la somma di due numeri naturali, osservate che la somma è definita perché sono la somma dei numeri reali, siamo all'interno dei numeri reali, quindi la somma è definita, non devo dire chi è la somma dei numeri naturali, però devo controllare che la somma di due numeri naturali sia effettivamente ancora un numero naturale. Beh, questi sono esercizi, se volete, elementari, ma un po' difficili, del principio di induzione, cioè queste dimostrazioni si fanno col principio di induzione. Somma di numeri naturali è un numero naturale, diremmo che i numeri naturali sono chiusi per l'operazione di addizione, e anche il prodotto di numeri naturali è un numero naturale, quindi i numeri naturali sono anche chiusi per la moltiplicazione. Okay? Quello che si fa normalmente, anche appunto dalle scuole elementari, si introducono i numeri naturali, si definisce la somma, e questo si farebbe anche se io dovessi fare la costruzione partendo dai numeri naturali invece che dai numeri reali. Definisco i numeri naturali, definisco la somma, poi devo definire il prodotto come somma ripetuta, dopodiché devo cominciare a vedere tutte le proprietà di queste operazioni, e scoprite che le proprietà di somma e prodotto sui numeri naturali sono, no, la proprietà commutativa, associativa, quelle che noi qui abbiamo già garantite perché valgono sui numeri reali. Ok, però sui numeri naturali invece la sottrazione e la divisione non sono operazioni interne, no? La differenza di numeri naturali non è un numero naturale, e allora invece è un numero intero, e i numeri interi quindi sono chiusi per sottrazione. Se faccio la differenza di due numeri interi ottengo effettivamente un numero intero, e sono chiusi anche per somma e moltiplicazione, questo rimane vero. Questo è in effetti un teorema, sarebbe un po' lungo da dimostrare, però non c'è molta sostanza, se ci pensate un attimo. Somma e prodotto di numeri interi continuano a essere numeri interi, ok, chiaro, se sommo anche numeri interi positivi va bene,
Ma se io sommo numeri negativi ottengo comunque dei numeri che si possono scrivere come differenze di interi. Se faccio il prodotto, in realtà sono direi delle banalità queste. Ho aggiunto però questa possibilità di fare le differenze. Allora uno poi cosa vuol fare? Vuol fare anche le divisioni, no? Tra numeri. Il rapporto, allora trova i numeri razionali. Cosa sono i numeri razionali? Q. Q lo potete pensare come il rapporto tra numeri interi e numeri naturali, tolto lo zero, quindi qui si va, sarebbe stato in effetti più utile non avere lo zero. Dove di nuovo, cosa intendo con questo simbolo? Intendo tutti i possibili rapporti dove numeratore, diciamo, primo operando è un numero intero, il secondo è un numero naturale diverso da zero. Cioè, le frazioni, ok? È chiaro a tutti, no? Come si fanno, cosa sono le frazioni, come si fanno le operazioni tra le frazioni. Allora, a questo punto Q è chiuso per somma e io appunto spero che voi sappiate come si fa la somma di due frazioni, ok? Pensateci, deriva, non c'è, a questo punto non c'è molto da dimostrare, deriva semplicemente da come sono definiti i numeri razionali, e poi le proprietà ce le abbiamo già, perché gli assiomi dei numeri reali noi li stiamo dando per scontati, quindi quella regola di somma delle frazioni che se uno fa la costruzione dal basso è abbastanza faticosa, no? Trovare, qui è immediata, cioè è semplicissima da fare. Però ci pensate un attimo, eventualmente se avete dei dubbi me lo chiedete. Come si sommano due frazioni? La somma di due frazioni è una frazione. E la differenza di frazioni è una frazione. E il prodotto di frazioni è una frazione. E anche il rapporto a questo punto di frazioni è una frazione. Ok? Come? Giusto, sì. Rapporto, ti devo togliere lo zero, giusto. Bene, sì. Giusto. Ovviamente tutti questi insiemi sono sottoinsiemi dei numeri reali. E queste inclusioni sono tutte strette. Un'inclusione stretta si può indicare così. Cioè, metto una barra sull'uguaglianza. In alcuni libri userei questo simbolo, però questo simbolo è molto ambiguo, cioè c'è il 50% della letteratura che considera questo equivalente all'inclusione larga, per cui questo simbolo è ambiguo, diciamo che vale questo. Sicuramente i numeri interi sono più dei numeri naturali, perché meno 1 è intero ma non è naturale. Sicuramente le frazioni sono più dei numeri interi, perché un mezzo è una frazione ma non è un numero intero. Siamo sicuri che i numeri reali siano più dei razionali? Sì. Sono di più, nel senso contengono strettamente, in questo senso qui. No, come cardinalità sono uguali in effetti. Però siccome questi sono tutti sottoinsiemi dei numeri reali, ha senso chiedersi se gli insiemi sono strettamente contenuti. Cioè vi devo dire cosa significa strettamente contenuto. Cioè A è strettamente contenuto in B se A è contenuto in B, ma è diverso da B. E cosa vuol dire che è un sottoinsieme diverso? Vuol dire che c'è un elemento dell'insieme più grande, dell'insieme B, che non sta in A. Ok? Perché chiaramente tutti gli elementi di A stanno in B. Cioè, cosa vuol dire diverso? Che non è uguale. Cosa vuol dire uguale? Che A è contenuto in B e B è contenuto in A. Siccome A è contenuto in B, se sono diversi vuol dire che A non contiene B, è equivalente a dire non contiene B, e cioè vuol dire che c'è un elemento di B che non sta in A. Quindi quando io dico che meno 1 non è un numero naturale, sto dicendo che, ma è un numero intero, sto dicendo che i numeri interi contengono strettamente, cerco di non dire sono di più, dico contengono strettamente i numeri naturali, è un insieme che contiene strettamente l'altro.
ok, siamo in questa situazione, i diagrammi di Venn sono questi, ma insomma lo sapete, penso, i numeri naturali, i numeri interi sono un recinto più grande e qui c'è meno 1, che sta nella differenza dei due, i numeri razionali, i numeri sì, razionali sono un recinto ancora più grande perché un mezzo non è intero. Come si dimostrerà che un mezzo non è intero? Non lo so, pensateci, potrebbe essere un esercizio, un mezzo non è un numero intero. Ora, non ci ho pensato, provate a dimostrare che un mezzo non è intero, poi magari ne riparliamo. E sicuramente tutti questi, per come sono stati definiti, sono sottoinsiemi dei numeri reali. E chi è quel numero reale che non è un numero razionale? No? L'esempio classico è proprio radice di 2. E che quindi ora io vorrei dimostrarvi che non è un numero razionale. Quindi questo ve lo lascio per casa. Non so quanto sia difficile, allora ci dovrei pensare un attimo. Ci dovrebbe essere un modo facile per vederlo, però c'è sempre il rischio in queste cose così, diciamo, formalizzate che uno non vede da qual è la strada, però questo lo diamo per buono. Sì. 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 È vero, certo. Però in qualche modo va bene, sì, sì. È lo stesso, certo. Sì, forse per certi versi è un po' più, sì, forse è un po' più giusto, diciamo, sto. L'idea è che voglio che anche la divisione si possa fare, quindi divido tutti i numeri interi tra di loro. Poi in realtà si scopre che è lo stesso, perché il segno lo posso portare al numeratore. Sì, però in effetti forse è più chiaro così. È la stessa cosa. Sì, c'era un'altra domanda? Sì. Vabbè, sì. Allora, quello che vorrei fare, perché tutto sommato è un risultato classico importante, dimostrare che radice di 2 non è un numero razionale. Perché è importante questo? Perché io voglio capire che i numeri reali, diciamo, perché è importante questo? Perché, ecco, se volete, queste proprietà che io vi ho enunciato, questo teorema non lo dimostro perché vi dico, sarebbe faticoso dimostrarlo, però si dimostra abbastanza facilmente, diciamo, la dimostrazione potrebbe essere lunga, però non è una cosa complicata. Bisognerà usare l'induzione in questi primi passaggi, e qui non so se serve l'induzione, forse se ne può fare a meno, però lo do per buono, tutto sommato, non so, provate a pensarci un attimo. Non dovrebbe essere difficile. Quello che si scopre è che Q è un campo. Che Q è un campo, tra l'altro. Q è un campo. No, posso fare. Beh, c'è la somma, c'è il prodotto, c'è l'opposto, c'è il reciproco. Valgono tutte le proprietà di campo perché sono ereditate da quelle dei numeri reali, no? Sostanzialmente. E l'ordinamento anche c'è, quindi questo è un campo ordinato. E allora uno si pone il dubbio che possa anche essere completo Q. Se Q fosse un campo ordinato e anche completo, allora i numeri reali potrebbero coincidere con i numeri razionali e avrei un modello abbastanza semplice. Invece quello che scopriamo adesso, no, se noi dimostriamo che radice di 2 non è un numero razionale, stiamo anche dicendo che Q non è completo. Vi torna, perché radice di 2 abbiamo dimostrato che esiste, no? La volta scorsa abbiamo dimostrato che esiste radice di y per ogni y
positivo, quindi esiste la radice quadrata di 2. Okay? Quando dico esiste la radice di 2, sto dicendo esiste un numero positivo che al quadrato fa 2. Quindi se Q fosse un campo ordinato completo, quella dimostrazione della volta scorsa si potrebbe fare dentro Q. Perché la dimostrazione della volta scorsa io l'ho fatto su R, ma le uniche ipotesi che noi abbiamo di questo insieme R è che sia un campo ordinato e completo. Non sappiamo nient'altro. E quindi se Q fosse ordinato e completo, radice di 2 sarebbe un elemento di Q. Ma così non è. Allora dimostriamo, quindi, questo è un fatto abbastanza importante. È il primo risultato di irrazionalità. Ora dimostriamo che radice di 2 è irrazionale, significa non è razionale. E poi faremo lo stesso con molta più fatica, e se ci sarà tempo faremo lo stesso quando avremo il numero e pi greco. Anche questi sono, voi lo sapete, sono esempi di numeri irrazionali, però la dimostrazione non è così semplice in questo caso. Sì. Ho detto completo, forse avrei dovuto dire continuo, perché è un campo in cui c'è l'assioma di continuità, okay? Campo, forse sarebbe meglio dire continuo, però a volte si dice campo completo. Diciamo Q, quello che sto dicendo è che Q è un campo ordinato, quindi soddisfa tutti gli assiomi di campo ordinato, ma ora, siccome dimostriamo che radice di 2 non sta in Q, non soddisfa l'assioma di continuità, l'assioma di Dedekind di continuità. Quindi teorema, radice di 2 non appartiene a Q. Ora, per dimostrare questo, bisogna un po' dare per scontate le proprietà dei numeri interi. Direi, vediamo cos'è che diamo per scontato. Cioè, può darsi che qualche cosa ora la stiamo dando per scontata. Radice 2 non appartiene a Q, scusa. Radice 2 è irrazionale, ma cosa vuol dire questo veramente? Che x quadro uguale a 2 non ha soluzione. X nell'insieme dei numeri irrazionali. Se io prendo l'insieme dei numeri irrazionali, questa equazione non ha soluzione. Non ha soluzione x razionale. E come si dimostra questo? Vediamo, cosa ci servirà, forse qualche cosa ci servirà a sapere sulle frazioni. Per assurdo, sia x in Q sia al quadrato è uguale a 2. Possiamo anche supporre positivo, perché se un numero al quadrato fa 2, anche il suo opposto, non la regola dei segni, se x per x fa 2, anche meno x per meno x fa 2, e 1 tra x e meno x è positivo. 0 al quadrato non fa 2, quindi sicuramente x è diverso da 0. Quindi supponiamo, non so se è utile, però per fissare le idee, supponiamo anche, senza perdere generalità, possiamo supporre anche che x sia maggiore di 0. Allora, se x appartiene a Q, significa che x è, si può scrivere come abbiamo definito Q, come i rapporti di numeri interi. Quindi questo si scriverà nella forma P diviso Q, con P e Q numeri interi. Siccome è positivo, possiamo anche supporre che siano numeri interi positivi. Siccome x è diverso da 0, anche che siano numeri naturali, in effetti, positivi. Quindi P e Q, ma insomma diciamo numeri interi, non so se positivi è utile o no. Ok? Per assurdo abbiamo una soluzione frazionaria di quell'equazione. E allora cosa succede? Che per assurdo questo numero P su Q risolve l'equazione, quindi P su Q al quadrato è uguale a 2. E questa ipotesi qui l'ho riscritta. Ma questo cosa significa? Moltiplico P su Q al quadrato è P quadro, questo è uguale a P quadro diviso Q quadro. Ok, perché sarebbe P su Q per P su Q, ma vi ricordate che la divisione è una moltiplicazione con il reciproco, quindi P su Q per P su Q sarebbe P per Q alla meno 1 per P per Q alla meno 1, la moltiplicazione è commuta, no?
e quindi è P per Q alla meno 1, Q alla meno 1. Non so, mi sento in dovere ogni tanto di spiegarvi queste banalità per dire che, per ricordarci che discendono dagli assiomi, non stiamo aggiungendo niente di nuovo, no? Quindi si può scrivere così, e allora moltiplico tutto per Q quadro, posso moltiplicare ambi i membri per Q quadro, ottengo che P quadro è uguale a 2 Q quadro. E allora cosa faccio? Adesso devo assumere che questa frazione P su Q sia ridotta ai minimi termini. Questa è una cosa che voi sicuramente sapete, che ogni frazione si può ridurre ai minimi termini. Beh, andrebbe in qualche modo dimostrato. Non lo facciamo, perché questo ci allontanerebbe moltissimo dal programma del corso. Però questo è esattamente quello che avete già studiato, no? Possiamo darlo per buono. Cioè, cosa significa ridotta ai minimi termini? Che si può, tra i numeri interi si può parlare di divisibilità. Cosa significa che un numero è divisibile per un altro? Se A e B sono numeri interi, cosa significa che A si scrive così? A divide B, si usa di solito una barra. A divide B se B è un multiplo intero di A, cioè se B è uguale a K volte A con K intero. Ok? Semplicemente, se posso fare la divisione, il risultato è un numero intero, no? Vista su, siccome io la divisione tra i numeri reali la posso fare, potrei anche dire così, più banalmente: A è divisibile per B se, quando faccio la divisione, ottengo un numero intero, banalmente. Beh, allora, se P e Q fossero divisibili per uno stesso intero, potrei dividere entrambi per quell'intero, no? La proprietà invariantiva che vi ho detto che non dobbiamo ricordarci. Quindi potrei moltiplicare e dividere per quell'intero finché P e Q calano sempre di più, si avvicinano sempre di più a zero. A un certo punto trovo, la riduco ai valori minimi possibili. Quindi posso supporre anche che P e Q sono primi tra loro, si dice così, no? Se io spero che abbiate già visto queste cose, non ci serviranno, non ci serviranno poi nel resto del corso, ci servono solo qui. P e Q sono primi tra loro, ovvero non hanno fattori interi in comune. No? Voi sapete che i numeri interi si possono scrivere come prodotto di numeri primi, che sono i numeri che non sono divisibili per nessun altro numero se non se stessi. Tutta questa storia, se volete, qui vi aiuterebbe. E se io semplifico tutti i fattori in comune, ottengo una frazione ridotta ai minimi termini. Va bene, allora, in particolare mi interessa che, se non hanno fattori in comune, in particolare non sono entrambi pari, ed è questa l'unica cosa che mi interessa. Okay, posso supporre che non siano entrambi pari, perché sennò li divido tutti e due per due e ottengo un'altra frazione con numeri più piccoli che dà lo stesso valore x. Allora, cosa succede allora qui? Da questa uguaglianza però scopro che P è pari. Perché? Perché P quadro è il doppio di un numero intero. Se Q è un numero intero, Q quadro è un numero intero, e 2Q quadro è un numero intero, che è il doppio, perché è 2 per un numero intero. Quindi questo qui è un numero pari, chiaramente. Ma allora anche P quadro è pari, perché è uguale. E cosa osservo? Qui bisogna osservare che se io faccio il quadrato di un numero dispari, ottengo un numero dispari. No? Perché 2, che è un numero primo, ha questa proprietà: se 2 divide un prodotto, divide almeno uno dei due fattori, c'è questa proprietà dei numeri primi. Quindi se un quadrato è un numero, diciamo, comunque è una verifica banale, se volete, 2n più 1 al quadrato, che cos'è? 4n quadro più 4n più 1. I numeri dispari si scrivono tutti nella forma 2n più 1, ok? È un numero pari più 1, un numero dispari. Se ne faccio il quadrato, ottengo un numero pari più 1, quindi è dispari anche il quadrato. Quindi se P fosse dispari, il quadrato sarebbe dispari, ma siccome il quadrato è pari, deduco che anche P è pari, giusto? Quindi posso dire, non solo P quadro è pari, ma anche P è pari. Beh, ma questo è assurdo perché... Ah no, ancora non c'è l'assurdo. Quindi P, qualunque sia Q, P è pari. Ma allora, se P è pari, P quadro non è solo pari, è anche divisibile per 4. Perché se io faccio 2n al quadrato,
se faccio il quadrato di un numero pari, non solo ottengo un numero pari, ma addirittura un numero 4n quadro, un multiplo di 4. Quindi p quadro è 4 volte un numero intero, 4k. Allora qui c'è scritto che 2q quadro è un multiplo di 4. Cioè q quadro è pari, perché ora divido per 2 e scopro che q quadro è un numero pari, è un multiplo di 2. Allora, come abbiamo fatto prima, anche q deve essere pari. Se q quadro è pari, anche q è pari. Quindi abbiamo che, cioè sostanzialmente abbiamo questo. Se io scrivo, se una soluzione di questa equazione si potesse scrivere come frazione, allora entrambi, numeratore e denominatore, devono essere numeri pari. Ma allora io divido numeratore e denominatore per 2, ottengo una nuova frazione che ha la stessa proprietà. Quindi anche lei sono ancora numeri pari. Cioè quella, gli antichi questa la chiamavano una regressione all'infinito. Non è possibile che io possa dividere questo per 2 infinite volte, questo non è possibile. Ovvero, detto in maniera un po' più pulita, se noi abbiamo supposto che P e Q non hanno fattori in comune, in particolare non sono entrambi pari. Ok, qui c'è in effetti nascosto un po' di proprietà dei numeri, della divisione tra interi che non vi ho detto con tutti i dettagli. Però sono cose che sicuramente avete già visto. Ogni frazione si può ridurre ai minimi termini. Una frazione con questa proprietà, che al quadrato fa 2, non si può ridurre ai minimi termini, quindi non è una frazione. Ok? Perché anche supponendo che siano P e Q non siano entrambi pari, io scopro che invece devono essere entrambi pari. Quindi questo sarebbe scritto così, questo è assurdo. Ok? Quindi abbiamo dimostrato che radice di 2 non è razionale, sì. Non ho capito perché se il quadro è pari, P è pari, ma arrivato a dire che è dimostrato. Ecco, c'è scritto qui perché viceversa. Facciamo, vi ricordate, qui stiamo usando in maniera nascosta la come si chiama? Questa proprietà dell'implicazione. P implica Q è equivalente a non Q implica non P. La contropositiva, l'implicazione contropositiva. Cioè, per dimostrare che se P quadro è pari, anche P è pari, io dimostro che se P non è pari, P quadro non è pari. Cioè che se P è dispari, perché questi sono numeri interi, quindi o sono pari o sono dispari, dimostro che se P è dispari, P quadro è dispari. Ok? È la stessa cosa. Se P non fosse pari, P sarebbe dispari, ma il quadrato di un numero dispari è dispari. Invece qui il quadrato di P è pari, quindi significa che P è pari. Okay? Questo è il ragionamento. Va bene, per caso se vi piace questa dimostrazione, questo è quello che avevano scoperto nella scuola di Pitagora, no? La leggenda dice che chi ha scoperto questo è stato prima zittito, poi ucciso, perché questo dà un po' fastidio, cioè se sarebbe bello, no? E Pitagora aveva questa idea che Pitagora diceva, non so se chi ha fatto filosofia, tutto è numero, no? Mi pare che era Pitagora quello. Tutto è numero, ma lui, per loro i numeri erano i numeri naturali, non c'erano i numeri reali non esistevano. Questo va un po' contro, la radice di 2 non è un numero che piaceva a quel tempo, non si poteva esprimere, non c'era il formalismo che abbiamo noi per trattare i numeri, quindi questo era un risultato che andava tenuto nascosto. Almeno così, questo è un po' una leggenda, ma non lo so. Quindi questo è un risultato classico. Ecco, se vi piace questo tipo di cose, dimostrate, guardate quali numeri potete mettere qui per dire che la radice è un numero irrazionale. Cioè, se vi dicessi la radice di 10 è irrazionale, quello che si scopre è che questa dimostrazione, mi pare la stessa dimostrazione, non credo che ci sia molto da modificare, vi dice che se il numero che mettete qui non è già un quadrato perfetto, ovviamente ci sono radice di 4, non è irrazionale, perché questo è 2. Cioè se voi fate la radice quadrata di un numero intero, o ottenete un numero intero, cioè avete un quadrato perfetto di cui state facendo la radice, in tutti gli altri casi ottenete un numero irrazionale. Cioè non succede mai che ottenete un numero razionale, se non nei casi proprio banali. E credo che la dimostrazione non sia molto più difficile di questo. Forse bisogna un po' sapere la decomposizione in fattori primi, ma sono cose che voi in effetti sapete e in questo caso vanno utilizzate. Però per noi, insomma, una volta che ne abbiamo uno, si capisce
che ce ne sono infiniti di numeri irrazionali, e poi scopriremo che in realtà ci sono più irrazionali che razionali nei numeri reali, in un certo senso. Sì. Ecco, beh, perché in effetti parleremo anche delle radici di meno 1, perché poi... Della radice negativa. Ma perché siccome le due radici tutto sommato sono simmetriche, se ne usa una. La radice quadrata per noi è quella positiva, Cioè, in effetti... In effetti, a questo punto forse gli esercizi, diciamo, sui principi di induzione, a questo punto non so se li faremo, però... Cioè, se vogliamo, noi cos'è che abbiamo dimostrato la volta scorsa? Prendiamo questa funzione. È una cosa che in qualche modo avevamo anticipato, per cui alla fine mi sono anche dimenticato di dirvelo esplicitamente. Se prendiamo questa funzione, la funzione che manda x in x quadro, e beh, abbiamo detto che intuitivamente, cioè se uno provasse col computer a disegnare il grafico di questa funzione, quindi senza, diciamo, senza aver fatto nessuna proprietà dei grafici, otteniamo che il grafico di questa funzione è questo. I punti xy con y uguale x quadro si dispongono su una parabola, questo poi voi lo sapete già, insomma, è una proprietà che si... bisognerebbe dire cos'è una parabola, ma insomma si potrebbe verificare. Ecco, abbiamo finalmente risolto quel problema che si diceva all'inizio. Io vorrei invertire questa funzione. Questa funzione non è né iniettiva né suriettiva, questo l'avevamo già visto. F non è né iniettiva né suriettiva. Ok, l'avevamo già detto, non è suriettiva perché i valori negativi non vengono mai raggiunti. Un numero reale al quadrato, per la regola dei segni, non è mai negativo, quindi x quadro uguale meno 1 non ha soluzione, la funzione non è suriettiva. Non è iniettiva perché 1 al quadrato è uguale a meno 1 al quadrato, sempre per la regola dei segni, e quindi ci sono due numeri diversi che hanno lo stesso quadrato, quindi non è né iniettiva né suriettiva. Allora la nostra speranza era di dire che f definita, chiamiamolo r più, poi avremo una notazione un po' più, r più sarebbero, diciamo che r più sono i numeri non negativi, maggiore o uguale di 0, di x maggiore o uguale di 0 li chiamiamo r più, quindi quel lavoro che avevamo già anticipato, io tolgo tutto, diciamo, tutte le x negative, quindi tutto il semipiano delle x negative, in particolare tolgo tutti questi punti, che sarebbero, se volete, delle frecce, no? Tra i diagrammi di Venn, e poi restringo però, quindi ho ristretto il dominio, e restringo anche il codominio, quindi tolgo anche questa parte qui sotto. Ok? Tolgo anche questa parte qui sotto. A questo punto... mi chiedo se questa funzione potrebbe essere biettiva, e in effetti questa, abbiamo dimostrato quel teorema che abbiamo visto la volta scorsa, è la dimostrazione che questa funzione è biettiva. Noi abbiamo dimostrato che per ogni y maggiore o uguale di 0 esiste un unico x maggiore o uguale di 0 tale che x quadro uguale a y. Beh, questa è esattamente la definizione. Cioè, se io lo traduco con la funzione f, questo è proprio dire che f è biettiva. No? Sto dicendo, per ogni... se questo è a e questo è b, dominio e codominio, sto dicendo per ogni y appartenente a b, esiste un unico x appartenente ad a, tale che f di x è uguale a y. Questa è esattamente la definizione di funzione biettiva. L'esistenza... è la suriettività, e l'unicità è l'iniettività. Quindi il teorema della volta scorsa, scritto così, è equivalente a dire f è biettiva. Okay? Quindi osservate che in particolare
La suriattività, che è la parte più difficile in questo caso, l'iniettività è quello che abbiamo visto stamattina, l'avete fatto voi dal posto, quella era l'iniettività di questa funzione, e per certi versi è abbastanza semplice. La suriattività non è stata banale, cioè richiedeva l'assioma di continuità. Okay? Se avessi messo Q più, qui, i numeri razionali positivi, questa stessa funzione, che è definita sui razionali, posso fare il quadrato di un numero razionale, beh, non sarebbe stata suriattiva. Okay? E qui, secondo me, si capisce perché... Ora, nei libri come i giusti, che sono un po' più classici, quella funzione, siccome era iniettiva, era anche invertibile, no? Per i giusti. Uno dice, la funzione dai razionali positivi ai razionali positivi, che ha x manda x quadro, se io la restringo alla sua immagine, è invertibile. Quindi io posso definire quello che vi dice il giusti, no? Io ora sto un po' criticando quello che dice il giusti, perché il giusti vi dice... La funzione f che va da q più in q più, che manda x in x quadro, è iniettiva, questo lo potete dimostrare, l'iniettività vale per questa funzione, sui numeri razionali, ma non è suriettiva. Ma il giusti dice, beh non importa, io prendo, restringo questa funzione alla sua immagine, restringo l'immagine in modo che diventi suriettiva, quindi f da q più nell'immagine di f, questa è biettiva per definizione, quindi la posso invertire. Cioè mi sta dicendo che io posso definire la radice quadrata dei numeri razionali, però solo su quei numeri razionali che hanno la radice quadrata, che è una cosa un po' tautologica, cioè non serve a niente. Questa cosa. No? Cioè mi sta dicendo che io posso invertire la funzione, però non so dove è definita. È definita su quei numeri razionali, sostanzialmente, che sono quadrati perfetti, cioè alla fine uno trova questo, è una radice quadrata sostanzialmente inutile. Quindi, mentre noi qui abbiamo fatto il passo fondamentale, dimostrare che questa funzione sui reali è suriettiva, e quindi la radice quadrata, ora vengo, l'ho visto, quindi la funzione inversa è definita, la funzione inversa di questa sui numeri positivi è definita, e quindi la radice quadrata g di y, che è la radice quadrata di y, no? Che sarebbe l'unica soluzione di questa equazione, è ben definita, e la radice quadrata è una funzione quindi che va da r più in r più, che inverte su quegli insiemi l'elevamento al quadrato. Quindi, questo era per rispondere a quella domanda che mi dice perché non considero mai la radice negativa, perché diciamo, questa equazione ha due soluzioni, però io per convenzione devo scegliere, se io voglio definire una funzione, devo scegliere uno dei due rami, è naturale scegliere il ramo positivo, e la radice quadrata come funzione è definita solo sui numeri positivi, e per convenzione sceglie come il risultato positivo, diciamo la soluzione positiva di questa equazione. Quindi la radice di un numero si può fare solo di un numero positivo, e il risultato è sempre per convenzione positivo. Poi io mi ricordo che se devo risolvere questa equazione, non basta applicare la radice quadrata a ambo i membri, perché la radice quadrata mi dà una soluzione, ma c'è sempre anche l'altra soluzione. Quindi le soluzioni di questa equazione, questo insomma, faremo una, diciamo, una lezione apposta sulle equazioni di secondo grado, o un'ora almeno sulle equazioni di secondo grado, sapremo che le soluzioni sono due, più radice di x, insomma, questo si risolve dicendo che ho due soluzioni, x1 uguale la radice quadrata di y, però c'è sempre anche meno radice quadrata di y, e a volte si scrive x uguale più o meno radice di y per dire che se io penso all'equazione ho due soluzioni, ma la radice quadrata per me, se non volete far confusione, non pensate che la radice quadrata sia quella che a volte si chiama la radice quadrata algebrica, cioè che siano tutti i numeri che al quadrato danno y, perché questa non è una funzione, sarebbe una relazione. Quando io cerco tutti i numeri, se io voglio invertire questa funzione, quello che ottengo è una relazione, no? Se voglio invertire questa funzione da r in r, ottengo una relazione che a ogni y associa però, sarebbe una multifunzione, associa più valori di x che risolvono questa equazione. Ma allora la cosa si complica, perché se io devo trattare le relazioni invece che le funzioni, tutta la teoria diventa molto più complicata. Quindi noi invece vogliamo, per
facilità, per comodità, vogliamo avere una funzione e quindi siamo costretti a fare questo taglio, diciamo, questa semplificazione. Va bene, non so, tutta questa tiritera per dire che la radice quadrata di x quadro potrebbe non essere x. La radice quadrata di x quadro potrebbe non essere x, perché la radice quadrata non è la funzione inversa di x quadro da r in r, ma è solo la funzione inversa di x quadro da r più in r più. Quindi questo è vero se e solo se x è non negativo, maggiore o uguale di 0. Ok? Questo è vero se e solo se x è maggiore o uguale di 0. Se x è negativo, questo è falso, no? Perché avete un numero positivo uguale a un numero negativo. Quindi questa difficoltà di farla, se ho un'equazione non posso fare la radice, diciamo, non sempre posso fare la radice di ambo i membri, o non si può semplificare la radice col quadrato, proprio perché la radice quadrata non è veramente la funzione inversa del quadrato. Okay? Quindi questa osservazione è molto importante, perché questo è un errore tipico che alcuni di voi faranno, e stesso discorso lo faremo per altre funzioni inverse. Allora, vediamo le domande, che abbiamo finito. No, io sto... non volevo fare una vera polemica. No? Sul libro dei giusti, ma in effetti non ve l'ho detto, però qualcuno, forse parlando con qualcuno l'ho detto a qualcuno di voi. Il libro dei giusti dice che le funzioni iniettive sono invertibili. Cioè per i giusti la definizione di funzione invertibile è funzione iniettiva. Che per certi versi è sensato, ci sarebbe tutta un'altra questione che io potrei dirvi per cui questo per certi versi è sensato, e però si capisce che non è sensato in questa situazione, cioè che è esattamente questa, cioè la funzione, e questo, cioè, questo stesso errore c'è anche in altri libri. Ora mi spiace che ho nominato, non vorrei, il libro dei giusti è ottimo, però magari alcune cose io ho una sensibilità diversa. C'è anche su altri libri, diciamo che è un punto di vista un po' classico dell'analisi, per cui appunto una funzione iniettiva è invertibile, però se una funzione è iniettiva e io l'immagine è invertibile, perché se io la restringo l'immagine, cioè io potrei dire, se anche se io non so, se, non so se vale questo teorema, non l'ho dimostrato, non so se vale, potrebbero esserci degli y qui. Potrebbero esserci dei buchi in questo grafico, degli y che non sono il quadrato di nessun numero. Allora uno dice, beh, non importa, io definisco la radice quadrata su tutti gli altri punti. Cioè avrei una radice quadrata che ha come dominio un insieme che non so bene come è fatto, pieno di buchi. Questo è quello che succede se io tentassi di definire la radice quadrata sui numeri razionali, per esempio. Sui numeri razionali fare il quadrato ha senso, questo teorema non c'è, però uno dice, vabbè, restringo la funzione x quadro alla sua immagine, cioè qui ci metto solo i numeri razionali che sono il quadrato di un numero razionale, perché il quadrato di un numero razionale è sempre razionale, e allora potrei definire la funzione, questa diventa biiettiva, potrei definire la funzione inversa, avrei definito una radice quadrata sui numeri razionali, cioè scusate, su un sottoinsieme dei numeri razionali, perché la funzione inversa è definita qui, su quei numeri razionali che sono il quadrato di un numero razionale. Beh, questa cosa è sostanzialmente, sto dicendo, è inutile. Cioè, quali sono, io voglio sapere quali sono i numeri razionali. E se lo vado a cercare, i numeri razionali che sono quadrato di razionale sono sostanzialmente i quadrati perfetti, cioè sono quei numeri che hanno il numeratore è un numero intero che è un quadrato perfetto, il denominatore è un quadrato perfetto. In quel caso è ovvio che io posso fare la radice quadrata e ottengo un numero razionale. Non ce ne sono altri. Quindi è un insieme, se volete, piccolissimo questo, ristretto, su cui non c'è nessuna utilità a definire una funzione di radice quadrata, per dire. Ecco, però non vorrei insistere con questa polemica che poi viene anche registrata, mi spiace questa cosa.
Ecco, insomma, fate attenzione che questa è l'unica osservazione. Il teorema che abbiamo dimostrato la volta scorsa è importante. Usa l'assioma di continuità, quindi è il primo teorema, il primo risultato che ci dice che l'assioma di continuità è utile e ci dà un risultato importante, la definizione, l'esistenza della funzione radice quadrata, ovvero l'iniettività della funzione elevamento al quadrato sui numeri, scusate, la suriettività, che è la cosa più difficile, della funzione elevamento al quadrato sui numeri reali positivi. Questo è un fatto molto rilevante e che quindi va messo in evidenza. Sì. Noi abbiamo l'esempio il dominio e codominio di R a R più, sì. In modo che così abbiamo una funzione che abbia, dato un certo valore, un solo output. Così che, tutte le funzioni hanno questa proprietà, sì, no? Sì. No, ma anche questa voglio dire. Sì, è una definizione di funzione che sì. Ha un solo valore che viene dato. Ora, non potremmo noi fare una funzione che invece di avere come output un numero, ha come output un insieme, e questo insieme è un insieme costituito da due numeri, uno positivo e uno negativo, in modo sì, da poter scrivere sì. Ad esempio radice quadrata di x quadro uguale più o meno x. Certamente, c'è già questa cosa, si chiamano, sono le relazioni, io potrei dire x, r, y, se solo se x quadro uguale a y. Questa è... Questa sarebbe la funzione x quadro. Questa funzione, vista come relazione, quando è che x è in relazione con y? Quando y è uguale a x quadro. Quindi l'elevamento al quadrato, questa r, cioè sarebbe proprio questa f qui, è esattamente la stessa cosa. Le funzioni sono relazioni, sono insiemi di frecce, no? Questo è, sono tutte le frecce che uniscono un numero x col suo quadrato. Beh, questa relazione ha una... tutte le relazioni hanno la relazione inversa. Che è yrx, diciamo, questa sarebbe la radice quadrata che dice lei, però non è più una funzione, ma è una relazione. Quello che vi dicevo, sì, si può fare, ma fare l'inversa di una relazione è una banalità, il problema è che non è più una funzione, e quello che noi vedremo è che noi siamo in grado di studiare le funzioni, non le relazioni. Le relazioni si studiano come? Studiando, suddividendole in modo da trasformarle in funzioni, cioè sostanzialmente io questa curva la studio separando positivi e negativi e studiando la funzione, perché lì posso fare le derivate, posso fare gli integrali sulle funzioni e non sulle relazioni. Quindi tutti gli strumenti che noi avremo per fare appunto questi studi di funzione, certamente sarebbe utile averli per le relazioni, ma non ci sono per le relazioni, cioè le funzioni sono oggetti più semplici di cui riusciamo a dire più cose, e se dobbiamo studiare una relazione come la radice, diciamo, multivoca, quella che mi dà tutti i valori, il modo migliore per farlo è studiare la radice, quella univoca, e ricordarsi che l'altro ramo è simmetrico, quindi per simmetria ottengo tutte le proprietà di quella relazione. Va bene?